Chiediamo essenzialmente un po' più di attenzione al territorio. Ovviamente, fondamentalmente già c'è. La situazione è molto complicata, loro hanno molti ma molti impegni, anche nel, non solo nel campo animalista ma in tutti gli altri campi, quindi siamo fondamentalmente soddisfatti di quello che fa, però vorremmo qualcosa di più. Quindi semplicemente quello. Allora, la priorità è quella di un regolamento sul territorio, un regolamento che in molte amministrazioni già è stato fatto, Vittoria sta per arrivare in dirittura d'arrivo. Lo vogliamo perché sinceramente vedere certi spettacoli fondamentalmente orribili e brutto anche per tutti fondamentalmente, quindi chiediamo anche di partecipare, anzi già c'è una partecipazione con il comune, di collaborare quindi con loro per rinforzare la cosa. Noi vogliamo diventare una risorsa fondamentalmente per loro e già fondamentalmente questo già c'è. Già la logica, l'unione, la forza, molti l'abbiamo visto, è stata un'occasione metterci insieme persone, in parte già ci conoscevamo, quindi per fare tante cose, recuperare cane, ma soprattutto per interagire verso l'istituzione. Nella pagina Facebook si parla di una bella collaborazione fra vari volontari, di una canuzza che era stata praticamente smarrita, si sono messi insieme e grazie a questa bella collaborazione è stata ritrovata, quindi abbiamo fatto anche una bella figura alla Sicilia e Vittoria, cosa che non è da poco. I referenti di Ragusa e della regione sono arrivati a Milano, contemporaneamente loro stanno chiedendo che gli animali non siano più oggetti ma essere senzienti, addirittura riconosciuti dalla Costituzione. Sono dispiaciuti di non poter essere qua, ma noi siamo contenti che siano là perché praticamente stanno facendo in modo che il fatto di Nerina non succeda, o se succeda sia condannato nella giusta maniera, nella maniera severa. Beh, le risposte concrete sembra che li stiamo dando. Nell'arco di un anno l'amministrazione comunale Moscato ha raggiunto un livello di sterilizzazione pari a quello del comune di Ragusa e di Modica. Stiamo rifacendo in toto gli uffici dell'anagrafe canina per renderle sempre migliori. Abbiamo aumentato di una giornata, grazie anche alla collaborazione soprattutto dell'ASP di Ragusa, le giornate di sterilizzazione, pertanto da 2 sono passate a 3. E stiamo incominciando a fare realmente la sterilizzazione in extramenia, che porterà enormi vantaggi a tutta la nostra comunità. Dobbiamo partire dal fatto che il randagismo è così elevato perché per anni, non parlo io di Vittoria, parlo in generale, per anni non è mai stato affrontato nei dovuti modi. La sterilizzazione andava fatta in maniera scientifica, non così casualmente, ma questo non è stato fatto e noi vediamo che ci sono intere città da Napoli in giù che sono realmente invase dai cani. Ci sono poi delle isole felici pure da noi, dove vediamo che c'è una minore percentuale di randagismo. Noi abbiamo trovato una situazione pazzesca. Stiamo intervenendo, ritengo, con gli strumenti giusti, pertanto aumentando la sterilizzazione. Più di questo non possiamo fare. Un'altra cosa importante è che comunque completeremo nell'arco di un anno il canile, perché abbiamo trovato la soluzione per poter sia gestire e sia completare il canile e renderlo un canile modello in tutto il meridione. Penso che sicuramente l'atto che è stato compiuto nei confronti di questa cagnolina circa un anno fa rappresenta una lesione non solo fisica nei confronti dell'animale, ma una lesione contro la moralità della città tutta. Ripeto, poi la decisione spetterà unicamente al sindaco e alla giunta. Oggi quasi un anno da quel grave atto di violenza nei confronti della cagnolina Nerina, come diceva poc'anzi l'assessore a ramo, il dottor Occhipinti, sicuramente questa amministrazione sta facendo e ha fatto tanto, non solo sul randagismo ma anche per quello che riguarda proprio la sensibilizzazione delle anime in riferimento a quello che è un problema annoso, che è appunto la violenza sugli animali. Però qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di reati, della commissione di un fatto illecito che comunque deve essere punito in ogni sede. Quello che io mi auguro è che la magistratura faccia il suo corso, che comunque la persona già comunque individuata venga sottoposta celermente al processo e che venga condannato per i misfatti che ha compiuto.
Ci tengo solo a precisare che l'amministrazione comunale ha portato avanti un'attività regolamentare che è arrivata in consiglio, che è il regolamento sulla difesa e la tutela dei diritti degli animali. Io ho avuto la fortuna di trattarla in commissione affari generali, appunto, che è una commissione da me presieduta insieme ai colleghi di maggioranza e di opposizione. Il regolamento è attualmente in trattazione in aula e sarà, diciamo, conclusa la discussione, credo, nelle due o tre prossime sedute del consiglio comunale. Quindi non ci fermiamo, andiamo avanti e cerchiamo sempre di tenere la barra dritta e di sensibilizzare le persone il più possibile a questo grande e annoso problema.